Raga, vi lancio una sfida pazza. 30.000 mi piace e farò una nuova versione del Compra il Primo Giocatore. Lasciate mi piace e vedrete il Compra il Primo Giocatore con un altro Toti. Andre, mi devo fare la squadra. E quindi? Che dici, compro i FIFA Points e i crediti? Ma si scema. Devi comprare i crediti. Aspetta, di che è un sito. Vai su friendsfifa.com, seleziona la console che usi, scegli quanti crediti vuoi, compila tutti i passaggi e aggiungi al carrello. Verrai reindirizzato in un'altra pagina e infine aggiungi il codice FUSE per avere il 15% di sconto. Trovi il sito nel primo link in descrizione. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi compra il primo giocatore con un Toti. Chi se non lui? Kylian Mbappé dal valore di 8 milioni e mezzo all'incirca, ragazzi. Quindi dovete lasciare un mi piace per il coraggio. Guardate quanto è bella questa carta, ragazzi. Sembra che deve fare un giucciotto con questa bocca aperta. Grande Kyliano. Mi raccomando, vi ricordo l'easter egg qua sotto nei commenti, ovvero il giocatore che metterò in mezzo al campo, che sarà diverso da quello che ho acquistato sul mercato. Chi indovinerà riceverà un cuoricino. E raga, lasciate tanti bei mi piace, perché ho in mente una variante del compra il primo giocatore assurda. Vi dico solo questo. Però prima di partire con il video vi faccio vedere una cosa. Ok ragazzi, siamo su Footluck. Raga, c'è una promozione incredibile solo per questa settimana dei Toti. Mi raccomando, codice FUSE per il 20% di sconto, e se depositerete 1 milione di crediti ve ne verrà dato un altro in omaggio. E io mi raccomando, importantissimo, vi lascio Footluck nel primo link in descrizione. Molti di voi si staranno domandando: FUSE, ma che è Footluck? Ve lo dico subito, è un sito dove potete spacchettare, come vedete, come animale, come dice il mio amico Omar, dei pacchetti incredibili. Se sculate li andate a mettere appunto sul vostro account. Però prima di fare questo bisogna depositarli su questa sezione, appunto depositare. Io in questo caso andrò a metterci 5 milioni. Qua mi dice che costano 530 euro. Voi direte: FUSE, faccio lo sasic, 530 euro. Sì, waggiù, però guardate, con il codice FUSE 20% di sconto e vi scalano su 530 euro, 106 euro. Mamma mia, sono pazzo, voglio, sono pazzo. Mentre per ritirare i vostri crediti, ragazzi, una volta vinti andate nella sezione appunto ritirarsi. Bisognerà mettere indirizzo email, password del vostro account di FIFA e i codici di backup che trovate sul sito di Regin, come al solito. Ovviamente andare sull'account e informazioni di fatturazione. Eccoli qui i codici di backup, ragazzi. Una volta visualizzati li copiate tutti quanti e li inserite appunto in questa barra. Però raga, mi raccomando, leggete prima tutto e poi fate il tutto appunto, perché non pensate che vi mettete nei crediti dopo 10 minuti. Bando alle ciance e ciancio alla figa. 500.000 crediti di pick. Raga, mi raccomando, adesso dobbiamo sculare. Guardate questo sound che... Oddio, oddio, oddio. Xavi, Van der Sar, Kanté, Butragueño, Dalglish, Pogba, Vieira e Momo Salah. Oddio, oddio ragazzi, 500.000 di pick. Già ci guadagniamo 500.000 con Momo Salah, che vale quasi 1.100.000. Controllate prima tutto, però vabbè, io ho controllato bene e abbiamo vinto 500.000. Allora io mi sento di aprire un pacchetto da 500.000 crediti con Cristiano Ronaldo in copertina, con sempre Footluck con questo sound incredibile di sottofondo. Ci andiamo a perdere. Aia, aia, aia. 100, anzi no, di meno, 50-60.000 crediti. Va bene, a sto punto me la rischierei con il pack da 1 milione. Ci stiamo andando pesante, eh? Dai, ti prego. Ti prego, almeno appari. Almeno appari. 935, 958. Appari, ci siamo andati. Va bene, 1.030.000, 1.030.000. Abbiamo guadagnato 35.000, va benissimo. Ma io ci sono anche il pack di FUSE e il pack di Home. Il pack di FUSE è molto meglio di quello di Home. Lo vedrete adesso. Guardate qua, 2 milioni di crediti, 700, 1.008.000, ti prego. Oh, una vincita, 400.000. Waggio, waggio, hai visto? Waggio, te la cheat che buono pack FUSE. Waggio, ultimo pacchetto, me la rischio con questo qua di Home. 2 milioni di crediti, sono già persi. Ve lo dico perché sicuro Home me li fa perdere. Oh, attenzione, 2.002.000, 2.003.000, 2.004.000. Va bene, va bene Home, grazie. Forse è andata meglio questo che il mio, non lo so. Vi lascio Footluck nel primo link in descrizione, codice FUSE per il 20% di sconto sui crediti depositati, e se caricherete 1 milione ve ne verrà dato un altro in omaggio. Guardi, vi lascio al video, buona visione. Waiu, ritornando qua su FIFA, io direi di fare il combo al primo giocatore con Mbappé Toti, ovviamente, con la squadra francese. Partire dal portiere, mi terrei basso per ora. 40.000 credo c'è Scaliorisso, oppure La Font. Waiu, questo non posso accattare, costa assai. No, cacchio, no, questo qua non posso comprarlo, compro piuttosto il secondo, perché questo qua in teoria non potrebbe uscire sul mercato. Quindi La Font 84, if ci va bene. Costa 29.500.000 crediti. Grande La Font, che...
si ricorda, ha fatto un bel video con una ragazza, ma io non dico niente, però ti stimo la font. Terzino destro, sempre francese ovviamente, poi ci può uscire Pavard? Non lo so, io mi tengo basso con 30.000 crediti. Dopo il portiere c'è Mukiele, va bene, versione Champions, mi va più che bene, non costa neanche troppo, quindi a me i giocatori piacciono perché sono forti nella media e non costano tanto, quindi io ci vado a guadagnare, godo. Ho preso un cacciatore, quindi meglio ancora. Allora, il difensore centrale, il primo, punto a Varane, quindi aiù, c'ha mai forte, 100.000 crediti, ti prego, non un icon, voglio Varane, ho detto, ok, qua. Porca miseria, io già non ho i crediti per comprare Mbappé, mi dite sei lì, ho ancora dei sei lì, è in vantaggio. Non ci credo. Ah, voglio, guardate quanto costa, 670.000, 700.000, quanto costi, te sei liato, voglio bene, oh frate. 710.000, ci è andato pure bene, l'abbiamo pagato 10.000 in meno, ma capirai, su 700.000. Oggi a prescindere, anche se non lo scarto, comunque ci vado a perdere un botto di tasse. Vabbè, ma io lo mi tengo basso, perché tanto la difesa già è forte. 20.000, terzino sinistro, Amavi, ok, il solito Amavi. Lui 26.000, no, non 26.000, va bene, 27.750, va bene. Altro difensore centrale, non mi sbilancerei anche perché c'è uscito De Sellì, quindi andiamo con 50.000, dai, la metà di De Sellì, perché ho messo 100.000 lì, qui ci esce Upamecano. Ma è perfetto, è perfetto, pure Varane sarebbe stato perfetto, ma Upamecano è ancora meglio, può essere, va bene, va bene, va bene. Primo centralista centrale, io qua prego, e infatti non metto prezzo alto, metto 40.000, io prego che qui esca un giocatore di ruolo, centrocampista centrale, andiamo a mettere, cazzo. Ma io cosa devo fare? Mi dovete dire cosa devo fare per avere un giocatore nel proprio ruolo a centrocampo. A chi devo pagare? Devo chiamare la IE? Che devo fare? Devo chiamare l'assistenza? Ma che devo fare? Cioè, me lo vogliono proprio far scartare sto Mbappé. Assurdo. COC. Mi piace questa cifra. 77.000 crediti. Andiamo dentro. Con Alessandrini. Alessandrini è fortissimo. Ma guarda te ne stelle skill e queste cose qua. Vabbè, 4 e 4. Vabbè, non lui mi piace. Mi piace per davvero. Grandissimo giocatore. Passiamo all'altro CC, qua prego. Sembrava deve essere forte. A questo punto io voglio dire di mettere 100.000, sperando ci esca qualcuno di buono. Io me lo auguro. Cantona, io ti voglio bene, Cantona, ma che ci facciamo danno mi sa fa CC. Ma che danno mi sa fa CC, assurdo. Ma io veramente sono proprio sfigato, vai, uso 54 di difesa, ma stiamo scherzando. Ma chi... Aia. Passiamo alla sinistra, vicino Kylian. Questo deve essere buono, eh. Questo deve essere buono, eh. Bamba. Ah, forse Ginola era meglio, però no, va benissimo. No, sto scherzando, ieri va benissimo Bamba. No, va bene. Alla destra. Qua c'è Dembélé, mi pare. 80.000 crediti per un giocatore incredibile. Kingsley Coman. Va bene, 87 if. Giustissimo. Dai, 99.000 crediti. Facciamo la squadra. Vamos. Ah no, ma scudo. Il giocatore più importante, mi sono dimenticato. Kylian Mbappé, ragazzi. Eccolo qui. 8449, 8440, 8.400. Compriamolo. Oh! Guarda che mostro. Che mostro. Attenzione, questa volta ci sono due easter egg. Allora, se ne indovinate uno, a me va bene, ve lo lascio comunque il cuoricino. Però avete più possibilità di avere un cuoricino se meritate tutte e due. Ecco qua la squadra, fortissima. Speriamo di vincere. Voglio vedere questo Kylian con me, vamos. Voglio, allora, andiamo a fare un amichevole. Perché mi avete detto in divisione 7, Fiuse, è inutile che giochi. Quindi voglio, andremo a giocare una partita classica. Andiamo avanti, speriamo bene. Che possiamo beccare per un pro player qua, che sta provando un toti come noi. Ci siamo. Allora, dobbiamo stare attenti. Abbiamo visto la squadra, ma dobbiamo stare attenti. Mi sono messo le cuffie apposta perché voglio fare il tryhard, perché adesso non si può perdere. Alessandrini, bravo per Coman. Ancora per Alessandrini, no. Ma che parata fatta. Diamola a Kylian. Invece non la diamo a De Sellì. Ok, Alessandrini dietro per Mbappé. Eccolo Kylian. No, Kylian, che mi sbagli. 8 milioni ti ho pagato. Bamba, Griezmann, eccolo Kylian, deve provarlo, eccolo qui, ti voglio così Kylian, 1-0. Ancora Kylian, oddio com'è forte, ma chiudo doppietta com'è forte. Griezmann, Cantona col destro, Griezmann, ancora Cantona, 3-0 ragazzi, che squadretta.
Bamba. Sì, sì, 4-0, frate. Oh, io provo a fartela quittare. Ok, no, vuole giocare, va bene. Coman, Coman, la palla al centro. Kylian. E poi Alessandrini, 5-0, ragazzi. Ci sta. Raga, comunque questo sta cominciando a fare falli a caso, non lo so. Sta un po' facendo lo scemo. Quindi 6-0, Kylian Mbappé la chiude, penso. Quindi ragazzi, penso che ci possiamo salutare per qui. Abbiamo tryhardato abbastanza, 6-0, quindi lo andiamo a salvare. Quindi mi raccomando, per altri combi al primo giocatore più interessanti, ragazzi, perché fidatevi di me, lasciate mi piace, vedrete nuovi combi al primo giocatore molto diversi. Ok, vi dico solo questo. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.